recensione di 20 M1 per Master System, un'esclusiva della Tectoy. La cartuccia veniva venduta in bundle ad una versione di Master System 3 Compact, ma non erano inseriti nella console, era proprio una cartuccia. E allora ho pensato di fare la recensione. Questa esclusiva Tectoy è una raccolta di 20 giochi molto semplici nel concept, ideati apposta per un pubblico molto giovane, un'utenza alle prime armi con i videogiochi, tanto che alcuni titoli sfruttano soltanto il tastierino direzionale e altri al massimo un tasto. Non ho trovato giochi che sfruttassero i due tasti del controller del Master System, ma appunto soltanto uno. Stiamo guardando proprio il primo gioco della raccolta e vedete che praticamente bisogna raccogliere gli oggetti che cadono. Adesso mi sono fermato perché mi ero annoiato. Comunque bisogna raccogliere gli oggetti che cadono e metterli dentro nel secchio. Sono tutti videogiochi a tempo. Alla fine del tempo compare o la schermata con la coppa perché siete stati bravi, oppure una schermata in cui viene comunicato un risultato scarso. Questo è il secondo gioco, ci si può muovere o verso sinistra o verso destra e bisogna riuscire a prendere soltanto le torte evitando gli oggetti negativi come le bombe. Non ci sono nemici e non ti puoi alzare più di così. Moltissimi giochi si assomigliano, sono praticamente gli stessi giochi con una grafica un po' diversa. In questa recensione non li mostro tutti, se siete interessati a vederli tutti potete usufruire del mio long play. La grafica dei vari giochi è variabile, alcuni sono proprio semplici e anche bruttini da vedere. La maggior parte però hanno una grafica abbastanza apprezzabile, soprattutto per un bambino molto piccolo. Vedete, comunque è abbastanza colorata, con dei disegni simpatici ed uno scrolling accettabile. Il sonoro è caratterizzato da un'unica musichetta ripetitiva ma allegra e da qualche raro effetto sonoro. Credo che il reparto audio possa essere considerato come una caratteristica negativa. La giocabilità. Dunque, i giochi sono stati ideati apposta per essere molto semplici e immediati. Tutti hanno una durata limitata nel tempo e lo scopo è fare più punti all'interno di quel tempo. In questo caso, vedete, bisogna riuscire a mangiare più pezzettini di formaggio possibili senza farli cadere. Qui ci si sposta da sinistra a destra e si può saltare. In questo senso la produzione videoludica c'entra l'obiettivo. Tutti i giochi sono molto semplici e immediati, i controlli funzionano abbastanza bene, ma i vari titoli inseriti all'interno della collezione sono talmente basilari che credo che un giocatore già sui 7 anni si potrebbe annoiare facilmente. Qui bisogna raccogliere le monetine che cadono e bisogna stare attenti ogni tanto a un pesce cane che appare da una delle due porte laterali. Ecco, è appena apparso. Cosa vi posso dire? È chiaro, per un videogiocatore medio qui siamo proprio sotto il livello base possibile. Sono talmente delle cavolate questi giochini che un Game & Watch degli anni 80 o una Homebrew di quelle più scarse e semplici sarebbero meglio. Inoltre sarebbe stato bello se tutti questi giochi fossero stati collegati come una specie di multievento tipo un California Game, in modo tale da fare delle sfide a diversi giochi con più giocatori e alla fine decretare un vincitore. Ecco, questo gioco che stiamo guardando ha una grafica ridicola, però ecco, nel complesso sono meglio di così come grafica i giochi.
Purtroppo molti titoli si ripetono soltanto con una grafica diversa, quindi in realtà non ci sono 20 giochi uguali. E penso che un gioco così può andare bene proprio per un bambino piccolo che non ha mai nemmeno provato un videogioco normale, diciamo. Sono più semplici di quei giochini che si trovano nei videogiochi a tema educativo della Disney, che una volta, adesso non so se li fanno ancora, ma mi ricordo che una volta per PC facevano questi videogiochi educativi della Disney e avevano dentro dei giochini da fare. Magari, siccome erano educativi, magari c'erano i numeri, c'erano le lettere, ecco, però erano comunque molto semplici, simili a questi, ma questi sono ancora più facili e ancora più semplici. Quindi non hanno sviluppi, cioè come inizi a giocare, sai già che il gioco sarà così tutto, e sono molto ripetitivi. A me, che sono un videogiocatore dannata, non mi sono piaciuti questi videogiochi, però era anche ovvio. Vi mostro quelli che secondo me sono i migliori. Questo è proprio il più bello che c'è, secondo me. Però calcolate che è a tempo, non ci sono power up ed è tutto così. Non c'è altro, eh. Però si controlla bene, il fuoco è un po' lento come cadenza. Però rispetto agli altri è un passo notevole in avanti. Anche questo è vagamente carino, ricorda un pochino Breakout o Arkanoid, o ancora meglio i primi Pong. È carino l'ambientazione, cioè sei una persona che deve cercare di lanciare il pezzettino di carbone dentro nella stufa, nella caldaia. Anche questo, sullo stesso tema del precedente, si lascia giocare. Ma poi ce ne sono anche di peggiori, e vediamo qualcuno dei peggiori. Questo è osceno, praticamente bisogna colpire l'altro elicottero. Però se spari sempre all'elicottero già colpito, continui a colpirlo e lui non si riesce a liberare. E in alcuni casi ci si può anche incastrare in qualche lato dello schermo. Questo è inutile, nel senso che bisogna solo proseguire, si può saltare ma è difficile controllare bene il salto, però tanto non ci sono nemici, però questo è proprio inutile. La longevità, in tutta sincerità non ve lo saprei dire, dovrei essere un bambino molto piccolo per potervi dare una valutazione attendibile. A me potrebbe durare 15 secondi un titolo del genere. Secondo me, così a spanne, un bambino molto piccolo potrebbe anche giocarlo anche qualche mese, ogni tanto, magari una volta ogni 3 o 4 giorni. Le mie considerazioni finali. L'idea di una cartuccia contenente una collezione di giochi appositamente studiati per dei bambini in tenera età può anche essere vincente. Purtroppo però qua abbiamo molti concept di gioco che si ripetono e alcuni giochi inseriti vantano una realizzazione pessima, come quello dell'elicottero che vi ho fatto vedere, o anche questo con gli aerei avversari che arrivano da dietro e non si riesce quasi mai a colpirli, anche perché la cadenza di fuoco è molto lenta, l'aereo si sposta lentamente, non ci sono power up, eccetera eccetera. Si sono impegnati molto i programmatori, secondo me, perché avrebbero potuto inserire almeno una modalità simile videogioco multievento per mettere insieme più giochi e fare una specie di sfida di campionato. E poi avrebbero potuto comunque nel menu inserire modalità
neonato, facile così, e poi inserire almeno un'opzione in cui avere un minimo di complessità in più. Questo gioco qua addirittura, se si presentano gli ostacoli in centro, non li puoi evitare perché non puoi saltare. E io non credo che questo videogioco possa arrivare alla sufficienza, però visto che 3 o 4 titoli si lasciano giocare, visto che la grafica è comunque simpatica e visto che ho letto sul sito Sega Retro che il gioco è stato sviluppato apposta per dei bambini in tenera età, ecco, allora per un pubblico così almeno un 5 glielo diamo. Ma se appena appena avete 8 anni o 7 anni, anche se nonostante la vostra età siete appassionati di retro game, ma io direi di lasciar stare. Poi è chiaro che i gusti sono variabili, magari provatelo, ma per me non ne vale la pena. Vi ringrazio per la visione e vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale supportano il mio lavoro.